Mai visto. Va bene. Io me ne vado. Vattene. Ma che schifo però, ragazzi. Sì, che dai, schifo. Che bello. Falsi d'autore, vi siete rovinati. Vabbè, andiamo avanti con la... No! Ma che fai? Muovi solo vai bene. Ma che? Ma perché non lo sai mai bene quando tagliano i capelli? Sappuaia. Ma sappuaia. Sono parru, sono chiere, sono parru. E sono qui per rifarti il... Look! Che? Ho la da me solo un c'è nudo apposta. Ma che c'entra? Sono intruso, ci sono un mascolo e una fai sentire. Che morire? Guarda, fammi vieni, i capelli, dai. Vieni, facci i capelli. Vieni, dai. Appoggia le tue felli trasparenti. Vabbè, non c'è io. Ma che fate venisse? Sì, ma... ne ho poche. Anni, ha un euro, te, poco. Mirafo, lo sai, io ho gente da tutta Italia, pure da Catania. Sì. Oggi è venuto un romano e mi ha detto: Christoph, fammi i capelli neri corvino. E tu che hai fatto? Ci mette l'arancia da vino una via. Ma che c'entra? E mi gusta assai. Ma che c'entra i capelli? Vabbè. Non lo so, sto qui, stavo aspettando. Ma che stai facendo? Scusa. Vabbè, però tanto ormai tu hai detto sei amici. Ma che sei amici? Ma chi lo conosce? Oh, vai bene, non lo sai, ti faccio i capelli. Dai. Che lei veramente è rovinato, parlo di coracia a pare. Ma che nasta è? Ah. Oh, oh, che? Ah, ah! Che? Fatti controllare il suoneo come piace. Ma che cosa? Ma che ha? È rialzato, me ne fa. Ma cos'è la sonda? Ma... Ah, è pure una vetta inclinata. Ma che cos'è? A diagnosi mi fa. Comunque, me ne fa. Ti saluta la ragazza di mio cugino. Che? Maria, noi la chiamiamo la freddolosa. Perché? Un salavamo quadro, avete ammentato tanta grascia, pare che mi sa la sciaipa. Tu, pensa che mio cugino una volta ci fece un succhiotto, pareva che se la mangiato un ipuri di siccia. Può capire? No. A me che ti piace la siccia? Io sono un schifo! Comunque non so più che fare di mio cugino mi vuole la siccia, ma sì, sono qui per rifarti il look. Look. Se ti già mette la base... Basta. Questo look l'ho chiamato ufficio di collocamento. Ma non hai fatto niente! E perché chiedi che fanno? Ma che co... di spostarci in giro per la Sicilia con Stefano Piazza che ha intervistato i siciliani. C'è da morire dalle risate. Non me lasciala. Il punto G, dove lo troviamo? C'è la mia ragazza qua davanti, non glielo posso dire. Sulla donna lo possiamo trovare. Vietene alta. Bellini, qua mi vai sulle vietene, eh? Ma Bellini come punto G me lo indica? Sì. Non la so aiutare. Mai avuto a che fare? No. Lei non c'è mai andato? No, perché Catania ha tanti punti G. Il classico punto G. Può mangiare buono? Sì. Ottenendo calabrese. Non lo so, forse non c'è in nessun posto. Vi invito ad andare all'Etna perché lì c'è un punto G. Punto G è il punto della gioia. Toccate con mano. Con la mano loro, con la mano, non con la mano nostra. Con la mano d'oro. Ma c'è chi va in tram, c'è chi va in macchina e c'è chi va a mano. Beh, Catania non è che ha un solo posto, c'è molto da vedere. Lei dice non c'è solo un punto G, ma ce ne sono tanti. Tanti. Punto G? Ma ce n'è tanti posti dove si mangia bene. Il punto G maggiore che lei conosce, qual è? La festa di Sant'Agata. Non mangiare pesce del Noai alle tre botte. Zone via Plebiscito. Non solo in via Plebiscito alta, ma qualche zona anche più bassa. Quindi il punto G è più in basso. Questo non lo so. Che punto G? Che vuol dire punto G? Il punto G a cosa? Dice... A lusti e mangia, va. Non lo so, che cos'è il punto G? C'è un focolare, da fuoco, canne, salamariglia e mangiamo. Punto G lo tocchiamo? Sì, punto G lo tocchiamo. Il punto G che cos'è? Studiate e poi mi fate sapere anche a me. Vi invito a venire a vedere il punto G a Catania. No, quale punto G? Neanche il punto A, perché non lo so. I monumenti, spazi per Catania. Venite tutti a Catania a trovarci al punto G, che si mangia spettacolare. Dove posso trovare un artista da zona erogena? Sono un artista. Canzone erogena di Danilo Ventura. Io sono sede. Non sono niente, non me lasciala. Lei non è mai stato né nel punto G. No, non la so aiutare. E questo è molto molto grave. E non ha mai conosciuto le zone erogene. No. Venite qua, punto G, che ne sbagliamo tutti i pari. Niente, completamente. No, mai. Single? Sì. Beh, per forza. Palermo! Catania! Mi cugino, niente!
Mamma mia, che caro cugino, inzuppare il tuo destino. Mamma mia, quante femmine, cugino. Vedo troppe femmine qua. Mamma mia, vedo minne ovunque. Veramente. Minne di qua, minne di là, minne di là. Ma dove siamo? In Minnesota. A Palermo. Guarda, quella è Giovanna. Mi ha mangiato con gli occhi, è rimasta secca. E quella è Francesca, mi ha mangiato con lo sguardo, è rimasta stupefatta. E quella è Carmela, mi ha mangiato con gli occhi, è rimasta una. A Palermo. Cugino, hai visto che qui è pieno di femminazze? Sì. Stasera. Stasera sì. Si inzuppa il biscottino. Biscottino a Palermo. Non ho capito, cugino. Non hai capito? No. Stasera Che? Si libera il gabbiano. Il gabbiano a Palermo col biscottino. No, non ti capisco, veramente, ce la metto tutta. Stasera? Sì. Che? Si conficca l'ombrellone. Ombrellone. A Palermo. Col biscottino. E il pellicano. A Palermo. Non ho capito, già. Stasera? Sì. Ah! Che? Si frigge il cetriolo. No. Cetriolo a Palermo col pellicano e il biscottino. Ho capito, cugino. Stasera sì. Si nutrono le masse, sì. Si lecca il francobollo, si impollina il pistillo, si balla il cia cia cia, oh, si schiaccia, si schiaccia, si schiaccia. Io non ho capito. Cugino, stasera? Sì. Se foot o no? Sono scioccato! Ma perché non le dici in Rai queste cose? A Palermo! Ok, cugino, ti presento un po' di ragazze, vai Camillo! Oh, no! Oh, Giorgio, già! A Palermo, botte dentro, vabbè! Così, con le mani! Vai, cugino, vieni qua, vieni qua! Ragazze di tutta la Sicilia! Oh, mio cugino è veramente il più buono che c'è. Vantati, vantati. Vedi che io. Il fisico, il fisico. Con questo fisico ho fatto un film famosissimo. E lo sapete come si chiama? Il collezionista d'ossa. Ah, mi devo aiutare, cugino, non ammazzare. No, cugino. Te la mando. Cugino, io voglio una bella sirena stasera. Ok, voglio... caro cugino, inzuppare il mio destino. Ora ti abbordo sto bello bocconcino. Mamma mia. Lo vuoi? No, ci vado io. Vai, vai, cugino. Ciao, mio bel cioccolatino. Sono con mio cugino. Mi sembri una sirena. Che fai, ci vieni a cena? Sirena! Amore! Amore, poi stiamo a cena. L'hai pescata la sirena? No, pigliavo un scoifano. Venesca! A Palermo! Non c'è cena, uè. Per 11 mesi l'anno le cronache in Italia parlano della Sicilia soltanto per cose di mafia, ammazzatine e cose di questo tipo, ma fateci caso che appena arriva agosto, mese delle ferie, s'arrecampano tutte qua e noi li accogliamo perché siamo una terra accogliente. L'unica cosa
Che voglio dire agli italiani, quando tornate in Italia non ricominciate a parlare male di noi, ma ricordatevi che da noi si sta talmente bene che abbiamo paesi che si chiamano Campo Felice. Noi siamo così affettuosi che abbiamo Castelbuono, siamo talmente generosi che abbiamo Polizzi Generosa. Vuoi mangiare Buon Fornello, vuoi bere Sambuca, ti vuoi divertire Scopello? A noi non manca niente. Noi per gli intelligenti abbiamo Capaci, per i graziosi abbiamo Carini, giustamente accanto gli abbiamo messo Isola delle Femmine. Vuoi cose gustose, ti mandiamo a Militello Rosmarino. Se alla frutta, ti mandiamo a Pace del Mela. Vuoi barzellette, ti mandiamo a Montallegro. L'importante è che non ci rompi scatola, se no ti mandiamo a Caccamo. Sei un nobile ed elegante, il tuo paese è Contessa Entellina. Sei un VIP famoso, il tuo paese è noto. Ti piacciono gli uccelli, ti mandiamo a Capopassero. Fai l'amore in 3 minuti. All'Isola dei Conigli. No, perché a noi non manca niente. Sei un maniaco sessuale, ti facciamo fare un giro tra Ciminna, Fegarazzi e Fecuzza. L'importante è che appena torni in Italia non ci rompi questo ioppolo Giancazio. Basta, basta. La Sicilia è una terra meravigliosa, non si possono fare soltanto film di mafia, basta. Se fosse come su Squadra Antimafia a Palermo, ci fosse un morto ogni 5 minuti, ci sarebbero per strada più corone di fiori che panelle e crocchè, ma noi per strada non sentiamo il profumo delle rose, noi ci sentiamo feti di frittura. E allora io dico una cosa, se venite in Sicilia basta soltanto film di mafia, facciamo film erotici. Già noi siamo più adatti. La Sicilia è l'unica isola a forma di triangolo. I colori della bandiera sono giallo e rosso, gelosia e passione. E il nostro simbolo è la triscele, la trinacria. Una testa e 3 gambe. E quando uno c'aveva la terza amma, così, altro che film di mafia, i meglio film potevamo fare.